Dopodiché accendete una candela sul tavolo e cominciate a giocare. E che abbiano inizio le paranoie della notte. What? Ma che vuol dire questa cosa? Sì, c'è scritto le paranoie della notte. Forse hanno fatto un errore. Vabbè, proviamoci subito, ragazzi. Non saltare sulla tartaruga, oh, okay. È micidiale. Stop un attimo. Sì, ho sentito uno strano rumore. Ma è Super Mario. Ma... Ciao! Che cos'è? Mario, è lui! Sta bussando! What is up, Ninja Gears Combat? Ciao ragazzi, ben ritrovati e benvenuti nel mio canale, io sono Joe. Oggi andiamo a fare un rituale speciale. Uno di voi mi ha mandato un bellissimo regalo speciale e mi ha detto: Joe, so che a te piace fare i rituali e solo tu puoi provare a fare questa cosa, quindi mi affido a te. Ma non so se funziona bene, ma adesso vi spiego meglio, ragazzi. Mettetevi comodi, preparate il vostro snack speciale preferito e soprattutto una bevanda fresca e ghiacciata, perché la notte sarà veramente lunga e creepy. Infatti, raga, quello che volevo spiegarvi era proprio questo. Vedete, questo è lo zaino contenente la Wii. La conoscete, la Wii? Mettete nei commenti se qualcuno di voi possiede questa console, perché ragazzi è super fighissima, è molto vecchia, ma questa pare che sia stata maledetta e modificata da un tizio molto strano, e dice che se la usiamo alle 3 di notte potrebbe apparire Super Mario. Ma non sappiamo di preciso se Super Mario è buono o cattivo, quindi Super Mario normale o Super Mario.exe. Quindi faremo questo tentativo, faremo questa prova, giocheremo con questa console a Super Mario Bros. Per vedere se effettivamente accade qualcosa di strano. Ma ora, ragazzi, devo spiegarvi come funziona questo rituale. Ok, sono prontissima, Joe. Ok, ho preparato uno snack che arriva dal Giappone. Non lo sai che cos'è, devi assaggiarlo assolutamente. Ok, siamo pronti per il film? Ma aspetta, perché arriva dal Giappone? Scusa, non capisco. Anche Super Mario arriva dal Giappone. È molto strana questa combinazione. Sì, perché dobbiamo fare il rituale di Super Mario. Il rituale? Ma no, Joe, ma ti sei dimenticato, lo sapevo io. Dovevamo vedere il film. Ti ricordi, non siamo andati al cinema, alla fine non siamo potuti andare perché c'era una tempesta incredibile e quindi avevamo deciso di vederlo in questo bel televisore quadrato, anzi rettangolare. Ma no, sì, un mio amico mi ha mandato questa strana borsa. Dentro c'è la Nintendo Wii e con questa possiamo praticamente fare un rituale per richiamare Super Mario. È una cosa fighissima. Dentro c'è anche un foglietto con le istruzioni per fare questa procedura del rituale, altrimenti non funziona da sola. E quindi stasera niente film, ma giochiamo. Non è una bella cosa, cosa ne pensi? Lo sapevo, sempre cambi di programma. Ok, però si tratta di giocare. Ok, è un po' che non gioco a Super Mario, ma sai una cosa, Joe? Io quel gioco di Super Mario lo conosco molto bene e so anche come si arriva al finale, al grande mostro. Beata te, io invece non ci ho mai giocato. Quindi per me sarà un problema giocarci, però l'importante è partecipare. Quindi... Sì, Jojo, è ora di aprirla. Sì, l'apriamo, anche perché devo leggere che cosa c'è scritto qua dentro. C'è un foglietto che dà tutte le spiegazioni. Aspetta, ma... No, che giochi? No, davvero, questo? Questo è, okay. È il gioco di Super Mario. Ma dentro c'è il disco per poterlo mettere per giocare, ma c'è anche l'istruzione per fare il rituale. Cioè, noi dobbiamo fare un rituale, non tanto giocare. Cioè, giochiamo, ma facciamo anche un rituale, hai capito? Già, prima di fare qualsiasi rituale c'è il solito rituale. Quello dello snack di notte notturno. Quindi ecco qua lo snack del Giappone, perché è assolutamente da provare. Non so se ci sono dei colori strani dentro, forse tu sarai fortunato oppure io sarò sfortunata. Ok, devi solo pescare, inizia tutto da qua. Ok, allora io scelgo questo. E tu? Quello sotto, bisogna sempre scavare per trovare la fortuna. Ora, prima di iniziare il rituale, dobbiamo aprirli, Joe. Ok, vediamo che... Ricordato, voglio vedere prima il tuo. Allora, vediamo che colore uscirà. Raga, mettete sotto nei commenti il colore che potrebbe uscirmi. Come la maglietta di Ninja Gears Combat. A proposito della maglietta Ninja Chess Combat, mi ha fatto ricordare che potete trovare il nostro gadget e il merchandise sotto in descrizione. Andatela a vedere perché sono strafighi. Ma tu non ce l'hai oggi la maglietta? No. Vabbè, lei è appena tornata, quindi non può averla. Non è blu. No, che colore avevi detto? Allora, questo è verde. No, non ho detto niente. Non è verde. Già è daltonico. È giallo? E insomma, che colore è? Va bene, è il colore del cubo di Mario Bros. Vabbè, io me lo mangio. Già, tutto ok? No, fa le bollicine. Ah, perché questo ha come si chiama il effetto bubble, Joe? Tu non lo sai, ma questo frizza tantissimo. Non so se anche il mio fa così. Tantissimo. Ma no, dai, lo stesso colore, Joe. Però, secondo me, perché le confezioni sono uguali. Aspetta, c'è una scritta strana. Cosa c'è scritto? C'è un numero. Oh my goodness. C'è un
numero vuol dire che c'è un 70707. Oh ragazzi, la serata si mette già strana. E poi è rotto. Guardate, ma che cosa? Ma che truffa. Oh, vedi a prendere le cose dal Giappone. Ma sta di gommone. Di gommone quello vabbè, che si va. Raga, adesso vi devo spiegare il rituale come funziona. Adesso vi racconto come dobbiamo fare questo rituale, perché deve essere veramente strano. E si fa soltanto alle 3 di notte. Quindi ora installeremo la Wii nel nostro televisore, prepareremo il gioco e vi spiego come funziona, aspettando ovviamente le 3 di notte, perché alle 3 di notte è l'ora del diavolo, è l'ora dei demoni, è l'ora che tutte le cose malvagie e strane possono accadere. Quindi mettetevi comodi. Anzi, è arrivato il momento del vostro supporto. In questo momento dovete sfondare di like questo video, o facciamo arrivare a 350 like, far uscire un altro video di Super Mario super figo, ok? Sì. Raga, in questo momento like, 3, 2, 1, boom! Pieno di like. Mi sta esplodendo la bocca! Pieno di like, pieno di like, pieno di like. Ok raga, vi leggo le istruzioni. Dunque, c'è scritto di installare la Wii, ovviamente, di accenderla e alle 2:59 della notte inserire il CD all'interno della Wii. Prima di farlo, girare la scatola della Wii per 3 volte in senso orario e per altre 3 volte in senso antiorario. Dopodiché accendete una candela sul tavolo e cominciate a giocare. E che abbiano inizio le paranoie della notte. What? Ma che vuol dire questa cosa? Sì, c'è scritto le paranoie della notte, forse hanno fatto un errore. Vabbè, proviamoci subito ragazzi. Raga, abbiamo già messo la Wii, l'abbiamo già accesa. Guardate la schermata, ma quanto tempo non vedevo questa schermata, è vecchissima. E ora introduciamo il disco qua dentro, ma prima di farlo dobbiamo fare il rituale. Sei pronto, Joe? Sì, accendiamo la candela. Ok, accendiamo la candela senza... Per far cominciare il rituale. Non si accende, Gio, questo è un brutto segno! No, raga, no! Quando non si accende una candela non si parte mai bene, di solito con un rituale. Ce la puoi fare, sì, ce la puoi fare. Ok, ok. Ok, perfetto. Ci siamo, accende fiamma libera e molto pulita. La possiamo mettere sul tavolo. Ok, la mettiamo proprio vicino al gioco della Nintendo. Sì. Mettila qui, mettila qua la candela, perché noi qui dobbiamo far girare il disco. Okay. 3 volte a sinistra e 3 volte a destra. Prendiamo il disco. Ok, raga, ci siamo. Sono le 2:58 della notte. Manca veramente un minuto alle 2:59 e possiamo far girare il contenitore del disco 3 volte in senso orario e 3 volte in senso antiorario vicino alla candela. A quel punto si attiva il rituale, raga. Dobbiamo abbassare anche un po' le luci. Ecco, 2:59 in punto, raga. Ci siamo, Gio, non possiamo ti farlo. No. Che sei molto stanco. No. I tuoi occhi, oddio. Però proviamoci, raga. Proviamo. Let's go. Raga, siamo pronti. Ok, Sil? Okay. 3 volte in senso orario. Vai, siamo Gio. Pronti? Allora, 1, 2, oddio. Ultimo. 3. E poi antiorario. 1, 2, 3. Cos'è stato? Raga, avete sentito un strano rumore? Oddio, cominciamo male. No, Gio, dai, è tutto regolare per ora. Ora dobbiamo solo accendere e vedere questo gioco di Mario Super Mario. Perché infatti, ci dovrebbero essere anche dei mondi salvati, infatti, se non mi ricordo. Tiriamo fuori il CD, ragazzi, e lo inseriamo all'interno della Wii. Ora dovrebbe partire il gioco. Proviamo, sì, sono le 3 in punto, sono le 3 in punto della notte. Inserito il disco, adesso partiamo. Giochiamo in coppia, io faccio Mario e tu Luigi. Ok. Okay. Ci proviamo, raga, e cominciamo a vedere che cosa succede. Sono le 3 in punto e cominciamo a giocare. Adesso schiacciamo e iniziamo il gioco. Si parte, raga, cominciamo. Okay. Gio, lo sai che mi devi inserire, no? Sì, adesso okay. Ti inserisco. Vai. Allora, inseriamo, mondo 2, ok. Sei pronta, sì? Io sono prontissima, siamo in 2. Vai. Partiamo dal mondo 1. Sì, Gio. Ok, dal mondo 1, raga. Si parte. Wow, Gio, devo ricordarmi i comandi. Dai, vai, attenzione, sei già morto, non ci credo. No, raga. Anzi, ma sono già morta. Tu sei morta, raga, sei boomer, raga. No, allora, basta. Ok, saltiamo sopra questo, andiamo sotto. Dai. Cos'era? Una miniera, sai che non mi ricordo questo schema. Questa sì. È una zona nascosta. È una zona nascosta, che ti piacciono okay. Molto, wow. Ok, dai, recupera un po' di raga, monete. Quanto tempo? Perché mancano 3 monete per farmi apparire. Ok, sono diventato più grande, raga. Sono diventato più grande. Attenzione, sei già diventato più grande. Oh my goodness. Eccomi. Eccoti, finalmente. Eccomi. Okay. Raga, ma cioè mettete nei commenti chi è più bravo, io sì. Vai, adoro, devo ancora agire. Ecco la mia prima moneta. Oh, ti ho lanciato io sopra, devi solo ringraziarmi. Vabbè, questo. Quante storie. Wow. Grande. Attenzione, dobbiamo scoprire una bomba sopra. Ok, vai. Vai! Oddio, l'hai fatto. Guarda. Cosa puoi fare? Con questo riesco a far saltare tutte le monete. La tartaruga, attenzione che ti può ferire. E se la lanci è ancora peggio. Fatta. Ok. Attenzione alla pianta carnivora, sì, è molto pericolosa. Non saltare sulla tartaruga, è micidiale. Stop un attimo. Sì.
ho sentito uno strano rumore. Ma è Super Mario! Ma che sta succedendo, sì? Joe, mi stai schiacciando, basta! Aspetta, ma deve essere successo qualcosa di strano. Ho sentito un rumore strano. Boh, vabbè, andiamo avanti a giocare. Ripartiamo, raga. Ripartiamo. Attento. Vai. I funghi sono sempre quelli più simpatici. I funghi sono sempre quelli più antipatici. Se riesci a prendere il cubo là sopra, forse siamo fortunati. Vediamo un po' se riusciamo ad andare avanti con questo livello, raga. C'è un bel po' che ci siamo sopra. No, ma anch'io lo voglio. Non è giusto. Ma ragazzi, con devi svegliare, tipo, sì. Tipo ghiaccioso, sai, Mario ghiaccio. Ice. Ti devi svegliare. Saliamo. Dai, hai congelato la... Sì, abbiamo congelato la pianta carlinga. No, aspetta, ho sentito il rumore. Ancora? Forse perché siamo vicini. Ma aspetta, ferma un attimo. Che cos'è stato, sì? Ma hai sentito il rumore in un'altra stanza? No, raga. Sento dei passi, Gio. Non è che sta iniziando il rituale, sì? E la candela è accesa. In effetti è completamente immobile la fiamma. Guardi che siamo in un rituale. Hai sentito? No, metti pausa. No, raga, c'è qualcosa che non mi convince, raga. Oh, sì, deve esserci qualcosa di strano. Raga, siamo nel pieno del rituale. Non so se funziona davvero sto rituale, ma io ho fatto tutta la procedura. E mentre stavamo giocando, per due volte abbiamo sentito degli strani rumori, sì. No, Gio, e se fossi che... Oddio, Gio, lo sai che quando giochi Super Mario ti viene quella voglia di trovare anche te in casa dei funghi, qualcosa che ti potrebbe... insomma, ti far diventare impazzita. Ma che stai dicendo? Sei impazzita, sì, tu dici cose strane, i funghi. Non lo so, ma io proverei a vedere fuori dalla porta se c'è qualche regalo. Oddio. Per noi. Andiamo non a vedere. Non si sa mai. Andiamo a vedere. Oh, ho sentito rumore là dietro. Vicino alla porta, ho sentito rumore, giuro. Magari c'è qualcuno dietro. Raga, non vorrei mai che ci sia Super Mario. Sono convinto che è qua. Hello? Luigi? Mario? Ma chi è Luigi? Potrebbe essere Super Mario, Mario, no Luigi? Aspetta. Ma non c'è niente. No, c'è un grosso ragno. Ma loro potrebbero essere piccolissimi così, nascosti da qualche parte strana, cioè. Sotto il tappeto. Ma no, non può essere, torna dentro, qua non c'è. Sì, ho sentito il rumore dall'altra parte. Ok, andiamo a vedere, dai. Aspetta, non mi convince questa cosa. Aspetta, forse qua dietro. Vediamo un po', raga. È buio. No, ma fuori non c'è nessuno, fammi vedere. Apriamo la finestra. Sta piovendo, raga. Ma è strano. Ma prima non stava piovendo, raga. Guardate, sta piovendo. Hello? Mario? Ma all'improvviso questa specie di acqua strana che continua a gocciolare. Ma magari fa parte del rituale, sì. Ma all'improvviso! Ti giuro che c'era il sole prima, che dovevamo tutto per giocare. Vabbè, comunque io mi preoccuperei nell'altra stanza. Sì, andiamo a vedere l'altra stanza. Sì, il rumore veniva proprio da questa parte. Ma sempre del bagno, Gio! E prova a guardare. Io non voglio guardare nel bagno. Dai un'occhiata. Sento un rumore tipo niente così. Chi c'è? Hello? Mario, sei tu? Vedi? Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Ok. Sì. Ho sentito il rumore di qua, giuro. Davvero, Gio? Giuro, l'ho sentito di qua. Proviamo a entrare. Mario? Hello? Gio? Che cos'è? Mario, è lui, sta bussando. Cosa? Incredibile. Ok, il gioco ha attivato tutto, la candela ha attivato tutto, Gio, siamo nel rituale. Aspetta, stai calma, non ci spaventiamo. Raga, è Mario. Non sappiamo se è quello buono o quello cattivo. Adesso cercheremo di prendere contatto con lui. Mettete nei commenti se volete che apro la finestra. Anzi, spaccate di like per aprire questa finestra, perché potrebbe essere una cosa macabra, ma come potrebbe essere invece una nuova amicizia con Mario. Andiamo a vedere. Hello? Hello, Mario? Ok. Sei buono? O sei cattivo? Non riusciamo a capire. Sta piovendo, i vetri sono tutti sporchi e appannati, non si capisce. Bussa così, perché? È molto creepy. Sì, la sua faccia è troppo in... Ma a me sembri buono. Ma sì, ma è Mario Luigi. Ha il cappello di Mario, ma... Beh, guardando che stavamo facendo il suo gioco e stavamo giocando al mondo 1, potrebbe essere il semplice Super Mario. Dai, apriamo. Prendiamo fiducia, ok. Ciao Mario, entra. Ma che ci fa con uno stura lavandini in mano? È un idraulico, no? Ah già, è vero, lo dimenticavo. Ma sei mica venuto per ripararci il gabinetto? Sei venuto per ripararci il gabinetto, Mario? Ciao. Ma mi sa che è buono, vediamo, aspetta. Puoi darmi la mano? Sei buono? Vediamo. No, la mano? Mi dà il tubo. Sì, provaci tu, provaci tu. Ma Gio, non è un tubo, quello è... magari si offende. Guarda, lo sta usando come una specie di arma.
Oddio. Mario, facci capire se sei buono o cattivo. Non riusciamo a metterti a fuoco. Che vuole, sì. Ok, io non so usare questo coso, ma... Gioio, mi fa un po' strano. Vabbè, ma allora facciamo così, Mario. Proviamo ad abbracciarci. Io vengo, ti abbraccio. Se ti abbraccio vuol dire che va tutto... Vuol dire che non vuoi essere abbracciato. Forse aspetta. Stai cercando qualche cosa da mangiare. Ecco, perché lui stava forse sentendo l'odore degli snack. Vuoi mangiare, Mario, per caso? Dai, dimmi che vuoi mangiare, io ti offro da mangiare. E tu in cambio magari potresti ripararci un tubo del lavandino, sì, così, a caso. Cosa ne pensi? Non parla, sì che nervi, non parla. Cosa possiamo fare? Io ho sentito un altro rumore dietro quel balcone, ma... Ma sei da solo, Mario? O dietro di te c'è qualcuno, non è che c'è Luigi? Ehi, Mario, no, calma. Sì, mi sa che non è buono questo qui. Oddio, calma. Che cosa vuoi fare con questo coso? Cioè, chi ci continua a puntare questo coso? No, basta questo robo, cioè... Ma che vuoi questo coso? Che brutto, uffi. Aspetta, forse devo schiacciare un pulsante. È un pulsante da qualche parte, vero? Forse è questo, aspetta, questo è un pulsante. Vediamo, schiaccio qui, cosa succede? Non succede un bel niente, forse si è spostato. Ma sei offeso! Forse questa non è la tecnica giusta! Ho un'idea! Mi sta succedendo dell'acqua, aiuto! Ma stai calmo, Mario! Ragioniamo, ma sei diventato... insomma, sei molto strano, fai parte del rituale. So che potresti scomparire da un momento all'altro, ma almeno capire se sei buono o cattivo. Ma parla! Ha detto di toccare il coso, lo sturacoso, Tocco io o tocchi te? No, Gio, toccalo tu! Ok, aspetta. 3, 2, 1... Oddio! Ma che... Oddio, ma perché fai così? Anche tu. Sì, ti ha detto di toccarlo anche tu. Vediamo cosa succede. Okay. 3, 2, 1. A te non fa niente, com'è possibile? Ehi, Mario, solo con me ti sei arrabbiato, non capisco. Ma allora, scusa, non è giusta questa cosa, non è corretta. Stai calmo, ragioniamo. Non devi fare così con me. Cioè, alla fine sei in casa mia, sei ospite, comportati bene, hai capito? Vorrei vedere quella faccia lì, entrare in casa mia alle 3 di notte. Non è una bella cosa, è molto inquietante. Ciao, forse sta cercando qualcuno che gli ha dato fastidio, ecco, tipo Boswell. Si sta agitando, appena hai detto quel nome si sta agitando, Mario. Per quale motivo si sta agitando? Dove andato? Mario? Dove sei? Sì. Ciao, ma che cosa? Non c'è più. Oddio, mi stava trascinando fuori. Forse cadevo giù fuori dal secondo piano. Ma cosa ti ha fatto? Ti ha fatto male? Oddio, no. Ho sentito qualcosa che risucchiava, forse in un altro mondo. Nei mondi di gioco mi voleva portare giù. Lo so. Aspetta, stai calma. Vediamo se c'è ancora. Non c'è più. Mi sa che è andato via, Sil. Qua sta piovendo e lui se deve essere saltato giù di qui oppure... Ah, no. Sil, prendi il telefono. Voglio vedere che ora è. Sono una 402. Effetto di essere completamente svanito. Per 2 minuti ti sei salvata. Gio, ma ti rendi conto? Portando via. Forse mi avresti trovato dentro il gioco, nella mappa 1. Forse alla fine del gioco dove non si sarebbe potuto risolvere. Perché tu non sei capace. Che cosa? Io non so giocare. Ma questo è bullismo da parte tua. Pensa che ti ho anche salvato. Uff. No, sì. No, Gio! Ha lasciato questo qui. Che cosa? E questo è lo suo stura lavandini. Ma questo fa parte del rituale. E l'ha lasciato qui. Che puzza, senti, che schifo. Gio, sì, sa di una specie di... Ecco, cos'era quell'odore del gommone. Perché stava già iniziando il rituale. E poi comunque lo sanno tutti che sai giocare a Super Mario Bros. E solo che tu vuoi sempre fare Super Mario. Ed ecco che sei stato ripagato, hai visto? Mi portavano via e poi non sarei mai più tornata. Forse un giorno, chissà. Bene ragazzi, abbiamo provato il rituale di Super Mario alle 3 di notte ed effettivamente funziona. Abbiamo visto, Super Mario potrebbe essere Xe. Non siamo ancora chiari su questa cosa perché probabilmente era bravo o cattivo e si era arrabbiato quando Sil ha fatto il nome di Bowser. Quindi probabilmente quella cosa l'ha fatta incattivire e si stava portando via Sil. E meno male che erano le 4 in quel momento, altrimenti avrebbe potuto portarsela via. Una cosa veramente inquietante e raccapricciante. Quindi non fatelo mai a casa. Per adesso questo video finisce qui. 350 like per sbloccare il prossimo video di Super Mario insieme a Sil. Mi raccomando, like, iscrizione e noi ci vediamo alla prossima. Un saluto da Joe e da Sil. Ciao.